Serata non fredda, straordinario colpo d'occhio al San Paolo, frequentato da oltre 60.000 spettatori. Il Napoli vuole ricucire parte del distacco nei confronti degli avversari, ma deve rinunciare a Cavani, bloccato da un taglio alla tibia. Gioca allora Panther. La Juventus è sola al comando della classifica ed è ancora imbattuta. Un solo cambio, peraltro obbligato per Conte, rispetto alla vittoria sulla Lazio all'Olimpico. L'assente è Marchisio, gli subentra Estigaverria. Direzione di gara affidata a Tagliavento, che arriva da Terni. Dopo tre minuti la prima conclusione, calcia Pepe dalla distanza, lo stiamo per vedere, la palla va sul fondo. In avvio gli ospiti sono quasi sfrontati e a loro agio sulla fascia destra, opportunità per Vucinic che però angola troppo il diagonale. Il Napoli non si limita a controllare, da Zuniga a Lavezzi che appena in aria viene messo giù da Pirlo. Tagliavento non ha dubbi e assegna il rigore, è il tredicesimo. Evidente il contatto, rituali le proteste, ma la scelta dell'arbitro è impeccabile. Dal dischetto batte e segna Amsic, che poi, lo vedete, si rifugia nel condotto che porta allo spogliatoio per far festa. Per Tagliavento però bisogna tirare di nuovo, perché vede dentro l'area solo giocatori del Napoli prima della trasformazione. E questi replay sono illuminanti. Ci sono anche gli juventini. Amsic ci riprova, ma il suo tentativo è inguardabile. Palla altissima sulla traversa di Buffon. Il Napoli non si deprime. Minuto 22, punizione di Lavezzi. Nel caos tocca Bonucci. Amsic è tutto solo e di testa non sbaglia. Esplode il San Paolo per l'1-0. E vediamo come al momento del cross di Lavezzi Amsic sia oltre l'ultimo difensore, ma sia poi in posizione regolare quando griffa il vantaggio per i suoi. Eccolo! Quattro minuti dopo l'idea è di Pandev, che cerca il numero ad effetto, ma Buffon replica in due tempi. Juve a lungo stordita, quasi incapace di reagire, se non alla mezz'ora, con Estigaverria che impegna De Sanctis sul primo palo. Altro sussulto al 14esimo, al 40esimo, dopo un fallo laterale battuto da Campagnaro. Dal contrasto, ecco, tra Pirlo e Maggio, traiettoria impazzita che diventa assist per Pandev. Diagonale impeccabile, Buffon non ci arriva, il raddoppio si materializza così. Merita il replay il tiro di destro con cui l'attaccante macedone segna la sua prima rete con la maglia del Napoli. All'intervallo è 2-0. La sintesi montata da Gianni Pizza ci conduce al terzo della ripresa. Vidal taglia il campo, vede e serve sulla sinistra Matri, che precede l'uscita di De Sanctis e griffa il 2-1, che di fatto riapre i giochi. Nella stessa azione la squadra di Conte mostra quelle qualità non espresse nella frazione di apertura, ma nel sesto gol stagionale Matri approfitta anche della eccessiva libertà offerta da Aronica. Al quinto ulteriore prodezza di Matri, che mette dentro, ma l'azione era già stata fermata per il suo fuorigioco. Eccolo qui. Bianconeri sempre più su di tono. Vucinic calcia di potenza e De Sanctis si protegge in angolo. Nulla accade più fino al minuto 23. Maggio porta palla dal limite della sua area fino alla porta opposta. Poi l'appoggio verso Pandev. Tre tocchi al volo e opla, sinistro nell'angolo che Buffon non può coprire. Il 3-1 è di rara bellezza. Merita il replay la prudenza dell'attaccante, che fino a questa gara era considerato un po' un corpo estraneo nel blocco di Mazzarri. Doppietta per Pandev e Pandev ha appena ricevuto il cambio da Santana, che la Juventus torna in partita. Il cross è di Vucinic, Matri prolunga tutto solo e Estigaverria di giustizia griffa il 3-2. L'immagine rallentata esalta il senso della posizione di Estigaverria, ma anche la nuova amnesia di Aronica. Gli ospiti traggono nuova linfa, Chiellini ci prova, ma il tiro è debole. Pepe conquista poi palla a centrocampo e fila dritto verso l'area avversaria.
vorrebbe appoggiare per Matri, ma la carambola gli permette di battere di giustezza e beffare De Sanctis. Alla 34esimo è 3-3. Tutto da riapprezzare il secondo guizzo vincente di Pepe. In quattro giorni la buona sorte è solo una piccola componente di quello che è un autentico capolavoro. Finisce così 3-3, una sfida dalla straordinaria intensità. Rimpianti per il Napoli, legati al rigore sbagliato, ma anche alla incapacità nel gestire il doppio vantaggio. La Juventus può essere orgogliosa per la reattività mostrata, per la determinazione offerta nelle difficoltà, e così custodisce col merito l'imbattibilità e porta a 2 i punti di vantaggio sul tandem delle seconde, formato da Milan e Udinese.